che il vero laico deve operare in questa direzione, avvocato perfetto. Dubbi. Ma soprattutto, professore, precisiamo quello che la massoneria intende per laico, perché è diffusa l'opinione che corrisponda a neutrale, una sorta di soggetto che non prende posizione. E in parte corrisponde a una sua verità, a un suo fondamento, questa... ma va corretta. Il laico. È colui il quale si pone in discussione, che sieda a un tavolo dove si discute delle cose umane, senza avere un credo fermo che vuole imporre, pronto a sentire per modificarsi. Il laico, amico e fratello Tursi Prato, come ben sai, si muove sull'onda del dubbio, si muove. Sulla convinzione assoluta che potrebbe errare per il laico. Ogni certezza è il dubbio e ogni dubbio è la certezza di non avere la verità, soprattutto precostituita. Ecco, e dobbiamo lavorare sempre di più, su questo mi trova pienamente d'accordo l'avvocato e fratello Antonio Perfetti, che dobbiamo isolare questa società dell'imposizione per aiutare a crescere questa società della cooperazione solidale attraverso un uso metodico del dubbio, proprio in omaggio al nostro Cartesi, al cogito ergo sum, caro Fortunato Plast. Oh, oh. <ride> grazie, grazie. Eh, eh, prima che mi dimentico vorrei ringraziare alla vostra televisione che mi dà questa possibilità di aver fatto questa, mh, eh, in francese si dice tablou verde, la tabla, eh, tavola aperta e eh, aperta di espressione, perché raggiungo all'avvocato che abbiamo le stesse idee e questo mi ha fatto molto piacere perché infatti eh, la laicità è molto importante bisogna aprire le porte e ascoltare, imparare asco e si impara ascoltando, si impara ascoltando e quello che si e io ho imparato da piccolo quando fui là, avevo 16 anni, ho lasciato la, la Calabria e uh, ho imparato tutto da solo È quello che è importante di ascoltare. Invece, io mi sono trovato davanti le porte, porte ma chiuse e per quello che l'inizio il gatto. Chiude la porta, però entra dalla finestra. Ecco la storia del ballo degli ipocriti. Eh, dare un contrasto con un asino che si dice che l'asino è ignorante non è vero, è un animale intelligente. E avere questo contrasto che lui, tutti i cammini, dice ma vuole imparare, allora il gatto filino gli spiega che cosa sta succedendo in tutti i capitoli e quello che segue. Quindi, questa società che noi viviamo, ci sarebbe una possibilità di poter fare qualcosa perché cambiarla completamente è impossibile, la sola che può cambiare è Dio, perché io sono un credente, credente di qualsiasi più altro al mondo, perché sono le cose nella mia vita che mi sono successe e mi succedono tutti i giorni, che è uno spettacolo per me, viaggio in un altro mondo, uno ci crede o non ci crede, quindi però quello che è, che non bisogna far parte, ripeto, di una religione per essere credente e si lavora sotto il nome di Dio, Dice, ma che Dio ci salva, che Dio è questo, che Dio è quello, ma lasciamolo perdere, dov'è Dio? Dio è a qualche parte, bisogna chiamarlo quando se veramente se ne ha bisogno, perché Dio è ognuno di noi, quello che si dice, perché è la luce che ci dà di vivere, e noi dobbiamo avere un rispetto, ripeto, perché è importante, un rispetto. Questo è che per fare, può, possiamo arrivare a fare, o potete voi giovani, eh, arrivare a fare una nuova società, del nuovo millennio, con il rispetto di tutti, di tutti gli esseri umani. Questo è quello che io mi auro e eh, vi ricorderete un giorno di questa seduta, anche se non ci vedremo più, e i problemi, e eh, noi i problemi, ma eh, la mia idea, l'avvocato mi guarda con quegli occhi eh, come che siamo davanti al tribunale, ma, mi piace, è quello che mi interessa, perché è lì che ci vuole un ritorno è inutile se no che ci mettiamo davanti a dire eccolo. Uh, c'è stato un giornalista l'altro giorno che ha fatto un articolo eh, insomma che cosa fa? Non è un articolo che ha fatto, ha ritoccato, ha pigliato uh, qualche parola del libro anche su internet per fare l'articolo del giornale mi sono permesso di telefonargli e dico oh, ma guarda che e dice sì non ho avuto tempo ma non ha letto il libro e dice no e allora dico ma io la ringrazio lo stesso, non si fanno ste cose, queste cose questo è manca già di rispetto e eh, di, di, di soprattutto dell'emigrato che ho dato la mia vita, 52 anni di migrazione, eh, insomma è, è quello che ci vuole, per quello professore la ringrazio enormemente di avermi donato, eh, io sono molto duro, eh, per quello che porto bene il nome di Calabrese sono molto duro, ma dobbiamo, se vogliamo fare, grazie a lei che può e, e mi auro che lei eh, darà spazio, ecco eh, come ha fatto con la gioventù, è quello che danno perché ci vuole un certo ascolto, ci vuole, eh, insomma, è quello, grazie, bravo bravo e felice davvero il professore. Grazie. Amico Plastina, io sarà forse un fenomeno dei miei occhi chiari, che tutti hanno questa impressione di occhi indagatori. Non la guardavo con una sorta anche di ammirazione, anche perché ha richiamato più volte e ha sfiorato il concetto massonico di grande architetto dell'universo senza che lei appartenga a questo mondo, ma è soprattutto perché più volte ha richiamato il concetto di luce che è fondamentale nell'istituzione massonica, anche perché richiama alla mia mente uno dei più grandi apostoli, quale era Giovanni, il quale nel suo Vangelo, dopo aver aperto la parola era presso Dio, la parola era Dio e, e tutto per mezzo di essa fu fatto, proseguendo, poi dice la luce brilla nelle tenebre e non l'hanno compresa. Questi giovani, carissimo amico e carissimo professore, brillano nelle tenebre, ma io dico che finché c'è un piccolo soffio e una fiamma splende nel deserto, se si soffia bene può diventare un ingendio. E allora per ripetere la parola di Giovanni io dico non solo... A voi, ma a me stesso, agli amici telespettatori, camminiamo nella luce. Camminiamo finché c'è luce. Camminiamo nella luce perché nella luce sta la verità e la conquista della verità renderà tutti noi liberi. Bene, non possiamo, mi dicono che abbiamo altri quattro minuti, voglio proprio insistere su questo riferimento dell'Avvocato Perfetti, prendendo come monito, come esempio alcune parole dell'artista ginevrino Vincenzo Ventura proprio sulla galassia la luce si spegne tutto piomba nell'oscurità poi scindille di luce scaturiscono dagli schermi fino ad una totale chiarezza schiaccia quel bottone potrai vedere immagini di altre galassie che si trovano nello spazio infinito al di fuori del mio sistema luce, luce, luce cari giovani a voi la parola finale per concludere questa trasmissione davvero bella, davvero suggestiva, ricca di altri contenuti culturali perché noi dobbiamo invondere quel seme della cultura perché invondere sempre di più il seme della cultura significa creare un mondo migliore. Allora, innanzitutto, un ringraziamento all'Avvocato Perfetti che ci ha fatto quasi un in bocca al lupo e anche un, eh, ci sprona con le sue parole. Eh, beh, la luce è la guida, è l'esempio da seguire, è la strada che dovremmo imboccare per raggiungere la verità. E per non smarrirsi anche nelle tenebre, insomma, bisogna tenere sempre questo punto di riferimento, Francesco. Vabbè. Intervento libero per non mettervi in difficoltà, visto che siamo proprio sul finale. Vai. No, penso l'idea riguardo alla luce sia unanime. Cioè, la luce è, è il traguardo che ogni demoleo, che ogni cittadino o persona. Tenta di raggiungere. Si spera, cioè, magari la luce, la perfezione non esiste, ma ogni uomo, magari parlo per i miei, per i Demole, ogni Demolè tenta di avvicinarsi sempre di più a questa luce. Non si sa se sia possibile raggiungerla o meno, ma in ogni caso noi tendiamo sempre verso di lei. Marco, bene, camminare lungo, lungo una strada illuminata sicuramente rende tutto più facile. Eh, allora il mio augurio è che mm, siano i giovani, non, cioè noi giovani in particolare, ma ovviamente il pensiero riguarda tutti gli uomini no. su questo mondo, in tempo. Mm -hmm. sì, sì, sì. Eh, camminino lungo una strada veramente illuminata per fare del bene e per raggiungere un po'... La, anche, qualcuno è coloro, Francesco, anche come il, il professore plastine parlavano, parlavano che la, hanno detto che comunque è difficile raggiungere la perfezione. Io credo invece che sì, è difficile, però bisogna provarci. Bisogna provarci. Bene, è davvero Big Ben questa volta ha detto stop. Io ringrazio i miei ospiti graditissimi anche per i rapporti di fraterna amicizia che mi legano agli stessi. Quindi grazie a Giorgio Izzo, ex segretario di stato, chevalier, studente facoltà di giurisprudenza dell'Ordine Internazionale dei Demolè, così come ringrazio Francesco Bruno, secondo consigliere del capitolo Excalibur di Cosenza, chevalier, studente della facoltà di giurisprudenza, a Marco Granata, maestro consigliere ex Segretario di Stato del capitolo Excalibur di Cosenza, chevalier, studente della facoltà di ingegneria, un doveroso e triplice ringraziamento all'avvocato Antonio Perfetti, gran maestro aggiunto della massoneria universale del Grande Oriente d'Italia, di Palazzo Giustiniani, la più importante carica massonica in Calabria, la seconda a livello nazionale. Ricordo sempre per dovere di cronaca che parliamo dell'elite della massoneria italiana e mondiale così come ringrazio Fortunato Plastina a cui auguro un affettuoso in bocca al lupo per altri lavori editoriali provocatori e stimolanti lavoriamo tutti insieme per migliorare questa società sono convinto che con il contributo di tutti nel gioco di squadra daremo quel seme di speranza che tanti giovani in questo momento si attendono Sergio Tursi Prato vi saluto affettuosamente, vi ringrazio per averlo ancora una volta pazientemente ascoltato e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Quando discutiamone con buonasera a tutti.